che cos'è una nebbia. E non è mica facile, sapete? E non è facile perché io prima di partire da casa stavo male, avevo la febbre e mi era venuta anche un gran mal di testa. E avevo pensato di non venire, ve lo giuro, perché queste possono sempre essere cose pericolose. Poi adesso arriva lui e mi dice: di che cos'è un'attrice. Ma come si fa? Io non ho un repertorio, una cosa per cui uno possa facilmente dimostrare non solo che cos'è recitare, ma che cos'è un'attrice. E dunque, vediamo un po'. Non lo so, se io potessi... Ah sì, ecco, se io potessi fare un doppio salto mortale sarebbe bello, no? Perché voi vedreste questo doppio salto mortale e direste: ah, che meraviglia, una cosa di fuori dal comune. O se potessi camminare su un filo, voi vedreste questo filo e direste: ah, davvero bravo, bravissima. Ho un acuto come la Callas. Voi sentireste questo acuto e direste: brava, davvero bravo, bravissima. Oppure sulle punte, mi piacerebbe moltissimo camminare sulle punte, cioè no, ballare sulle punte. Ma di camminare sarebbe bello. Ma voi non è che tutti i giorni vedete per strada uno, cioè è una cosa davvero eccezionale, no? Ma vedendo per strada uno sulle punte, voi direste: quello è davvero bravo, bravissimo. Ma un'attrice come fa? Io non lo so come fa. E poi c'è sempre la mia vita che c'è in me, che si mescola con tutto. Io ve lo giuro, stavo male, avevo la febbre, voi forse non mi crederete. E adesso anche un po' il freddo. Anche se qui si sta abbastanza bene con queste lampade. Fa caldo. Beato colui che ha un posto dove ripararsi. Io sono un gabbiano. No, io sono un'attrice. D'amore, le continue gelosie, la paura per il piccolo. Io non riuscivo più a stare su un palco e recitavo sconnessamente. E allora non sapevo più dove mettere le mani. Non riuscivo a mettere la voce. Non sapevo fare più nulla, ero No, scusate, io sto confondendo tutto, scusatemi, veramente, dimenticate tutto quello che ho detto, non so adesso cosa c'entra cieco, davvero, è che io sono un'attrice brava e spero un giorno di diventare bravissima, così voi verrete tutti ad applaudirmi, perché io ho bisogno della vostra approvazione, ho bisogno dell'approvazione di tutti voi, è che adesso sto facendo questa confusione perché non ho dormito, ve lo giuro, sono due notti che non dormo, e allora... Il sonno ristoratore del faticoso affanno. Il sonno che danza prima al banchetto della vita. Macbeth assassinato in sonno. Dio mio, veramente scusatemi, io sto veramente sbagliando tutto. Perché adesso voi mi farete sicuramente una pessima opinione di me. Voi penserete: ma se questa non aveva la forza di venire qui su questo palco a spiegarci che cos'è, questa non doveva venire qui. Perché io sono un'attrice comica, questo dovete pensare. Un'attrice comica, ma tutto si mescola, capite? Si mescola tutto. Adesso io vorrei solo potervi dimostrare. Voi datemi una sola sicurezza. Ditemi se io ho un solo motivo. Perché... quando io penso alla mia vocazione, io non ho più paura della vita, ve lo giuro. E allora, datemi un motivo perché possa continuare ad avere fiducia in me, o in voi, che possa continuare a credere.
asfalto, io non lo so. E non so davvero più nulla. Non so nemmeno se sono riuscita a spiegarmi che cos'è una cece. Brava! Brava!